ragazze, eccomi finalmente in casetta nuova. Tra l'altro è un po' difficile dire ciao ragazze adesso che so che siete anche in tanti ragazzi a seguirmi. Comunque, eccomi in casetta nuova, questo è il mio nuovissimo studio. E tra l'altro, come potrete notare, ho tagliato anche un bel po' di capelli. Volevo fare una parentesi sui miei capelli perché devo assolutamente, altrimenti mi scriverete in tantissimi perché non ne parli, cosa è successo. E praticamente sì, ho tagliato via tutta la parte rovinatissima di capelli che voi era tipo anni che mi consigliavate di fare un taglio del genere. E quindi finalmente l'ho fatto, sono contentissima e finalmente la fine dei miei capelli ha uno spessore, perché prima veramente detestavo ormai le lunghezze rovinate che avevo. Quindi adesso questo è il mio nuovo taglio, non so ancora se li farò ricrescere oppure no, ma insomma vedremo. Per adesso questo taglio mi piace un sacco, fatemi sapere cosa ne dite voi. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, ricordo io quando sono emozionata parlo sempre tantissimo, quindi prendo la videocamera e vi faccio subito vedere tutto il mio nuovo studio. Non so nemmeno se ho detto che questo era il video sul mio nuovo studio. Comunque, room tour, lo dico adesso. Adesso vi faccio vedere la mia nuova stanza. Queste sono le scale che portano al mio studio, al quarto piano. Gatto Denver! Gatto Denver deve sempre farsi vedere da voi. Cioè, lui è una cosa incredibile, una diva. Dovresti essere una femmina, Rucker Denver. Vabbè, comunque, Denver ci accompagnerà. Bravissimo. E allora, arriviamo... Qui c'è questa finestrella, ho voluto decorarla un pochino, visto che qui c'è già l'entrata, praticamente qui c'è soltanto il mio studio, quindi già questo spazietto me lo sono fatta mio, ed ho messo questo libro che mi aveva spedito Chanel, giusto per decorare un po', poi queste due boccette di profumo Deborah Milano, che sono molto molto carine, mi piace tantissimo questo stile antico, e poi qui c'è un fondotinta vecchissimo Chanel, anche questo sta qua per come decorazione, e poi questo due cartoline che ho preso a Parigi, che insomma, come sapete, Parigi è una delle mie città preferite, quindi ho voluto insomma mettere queste due cartoline, secondo me stanno molto bene in quest'angolino. Qui ci sono i miei quadri che ancora devo appendere, abbiamo dei problemi ad appendere i quadri perché le pareti sono durissime, quindi insomma questi vi farò vedere prossimamente, magari li vedrete comunque nel background dei miei video i quadri, dobbiamo trovare un modo per appenderli, ma a parte questo è tutto finito. E questo, ta-da-da, questo è il mio studio. Da questa parte c'è la mia specchiera che conoscete benissimo, è forse il mobile che preferisco di tutto il mio studio. E come al solito ci sono tutti i miei pennelli, ovvero gran parte dei miei pennelli. Qui c'è il kit sopracciglia che sto testando. Qui invece c'è la collezione estiva Givenchy che devo ancora provare. Il mio ferro arriccia capelli. Poi qui ci sono tutti quanti i miei profumi. Ultimamente sto usando moltissimo l'Eau de Moselle Givenchy. E poi la mia Hello Kitty della collezione MAC. E qui invece ci sono tutti gli ombretti mono Givenchy. E questo quadro di Parigi che voglio assolutamente appendere, ma appunto devo aspettare ancora che riusciamo a risolvere il problema dei muri, insomma dei chiodi. Dobbiamo vedere un po' come appendere i quadri. Qui sotto vi faccio vedere brevemente, c'è veramente un casino, infatti sto pensando di prenderne un altro di questo mobile che ormai non ci sta più niente. Qui ci sono tutti i miei prodotti da viso, quindi fondotinta, cipri e correttori. Qua sotto ci sono invece i blush e le terre. Poi ombretti, questi sono tutti quanti ombretti in polvere. Altri ombretti, anche qui alcuni sono in polvere, alcuni sono pigmenti, questi sono MAC, questi sono altri MAC con il nuovo packaging e altri marchi. E poi qui ce ne sono un paio invece in crema e liquidi. Poi sotto, questo è il cassetto degli eyeliner, delle matite e dei mascara. Qui ci sono gli eyeliner in colori neutri, neri, marroni. Qui invece sono colorati, mascara. E qui insomma ci sono ancora tutti i mascara che devo utilizzare. Questi sono tutti nuovi. Poi qua sotto tengo le mie ciglia finte. Qua sotto e là dietro tutti i miei eyeliner in glitter che adoro. Specialmente quella bella stagione li utilizzo sempre tantissimo. Questi invece sono... i matitoni, quindi matitoni ombretto, insomma, che io utilizzo come base per l'ombretto in polvere. Questi invece sono tutti, questi sono tutti i miei primer occhi. E qui questo è lo scomparto glitter, quindi tengo alcune palettine con i glitter, altri glitter, tantissimi mascara in glitter, altri glitter MAC, questi sono fenomenali, infatti ne ho usati tantissimi.
eccetera eccetera. E poi qua sotto invece questo è il reparto rossetti, il reparto, qui ci sono i rossetti Givenchy, Laila, Mix, Deborah e altro Mix, e alcuni sono Nyx, scusate il gioco di parole. Questo invece è un altro reparto labbra, questi però sono gloss, tutti quanti gloss, e qui ci sono i lip balms. E nell'ultimo cassetto, come ben sapete, perché non ho cambiato moltissimo la sistemazione di questi cassetti, qui ci sono tutte le mie palette, qui c'è una pochettina della Too Faced, il resto appunto sono palette di ombretti. Qua invece da questa parte c'è il mio mobiletto con gli smalti, alcuni prodotti per capelli là in basso, qui ci sono i miei pennelli Sigma, altri pennelli BH Cosmetics e questo invece Avon. E poi qui ci sono invece tutti gli smalti Dior, a parte uno che l'ho prestato alla cuginetta di Nia che lo sto usando in questo momento, e poi alcuni smalti Pupa, questi fanno parte tutti della collezione primaverile di quest'anno, a parte questo che era dell'anno scorso. E qui questa è la mia palettina preferita, quindi la lascio sempre in bella vista perché mi piace un sacco, è molto molto carina secondo me. Qui sotto appunto ci sono tutti i miei espositori con gli smalti, qui invece ho messo tutte le mie palette MAC, ombretti e blush. Da questa parte invece c'è il mio divano con Hello Kitty, Didlina, eccetera eccetera, tutti i miei peluche. E questo invece è The Little Black Book of Bronzers, che mi è arrivato ieri e contiene tutti i bronzer Too Faced, ma ve lo farò vedere più avanti. Poi continuiamo, da questa parte c'è la mia scrivania, qui è dove filmerò i miei video, e qui è dove li edito naturalmente. Ho ancora questa cover per il cellulare che mi piace un sacco. E poi qui c'è un'altra finestra molto molto ampia, anzi ce ne sono due in realtà, e qui ho messo tutta la mia collezione di fatine. Ve le faccio vedere tutte nel dettaglio perché sono molto molto orgogliosa della mia collezione di fatine. Come sapete sono fissata con le fate, credo di essere stata una fata in una vita precedente tipo. Ed eccole tutte qua, a parte lei che poverina ha perso le ali, ma era comunque una fatina. Ed eccole tutte qua. Poi invece spostandoci da questa parte c'è il mio mobiletto a tre cassetti con tutti i miei smalti Chanel, che ho messo in questo porta cupcake, ma trovo ci stiano così bene che li ho lasciati là. E poi qui ci sono invece tutti i miei paint pot e vari altri ombretti in crema, qui Givenchy, Benefit, Make Up For Ever, questo invece è Deborah e Catrice, questi della Catrice sono fenomenali. Qua sotto invece ci sono tutti i miei gloss MAC, tantissimi. E infatti non riesco più nemmeno a chiuderlo questo cassetto. Qui sotto invece in questi due cassetti ci sono tutti i miei rossetti MAC, che forse sono i prodotti a cui tengo di più di tutta la mia collezione di trucchi che sta in questo studio praticamente. Lì dietro ce ne sono altri della Pupa. Qua sotto nei cassetti ci sono altre palette di ombretti Zoeva, BH Cosmetics, e lì dietro tengo tutte le mie cover iPhone che sono incasinatissime in questo momento, sorvoliamo. E poi qui ci sono invece tutte le mie cosine Lush, questi sono i pacchi che mi sono appena arrivati, ancora devo utilizzarli, e qui ci sono altre cosine. In quel cassetto ci sono i premi dei prossimi giveaway, non voglio farveli vedere naturalmente perché voglio l'effetto sorpresa. Qui c'è questa scatolina che era faceva parte di una collezione MAC, questa invece è una cipria Chanel che purtroppo non posso utilizzare perché è troppo scura per me ed era tipo la nuance più chiara, e quindi la lascio qui per insomma come decorazione. Poi qui c'è la lampada, questa è una lampada, in molte mi chiedete cos'è quel coso, e questa è una lampada dell'IKEA fatta tipo a tutù come le ballerine, mi piace un sacco. E poi da questa parte figata che nell'altro studio non avevo, c'è il lavandino, sono fierissima di avere il lavello qui nel mio studio perché prima facevo sempre avanti e indietro con i pennelli dal bagno al mio studio, invece qui posso lavare i miei pennelli tranquillamente nel mio studio, vi faccio vedere. Qui dentro tengo appunto c'è il brush cleanser, lo shampoo con cui pulisco i pennelli, qui ci sono tutti i pennelli sporchi che devo pulire, qui sotto ci sono i fazzoletti appunto per pulire i pennelli, delle salviettine igienizzanti. Poi invece qui sotto c'è questa bellissima scatola con questa fatina che uno di voi mi ha spedito alla mia casella postale, e questa invece è una candelina Yankee Candle che ha un buonissimo profumo anche se è chiusa tra l'altro. E quindi sì ragazze, questo è il mio studio, ve lo rifaccio vedere.
Voilà. Quindi ragazze, questo è tutto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. So che state tutte aspettando l'home tour, che promesso arriverà prestissimo, appena finiamo di sistemare tutto quanto, di montare tutto quanto, perché ancora non abbiamo finito. Vi filmo l'home tour, promesso. E niente, bacio e alla prossima. Ciao.